seconda parte. Come sapete, io non mi arrendo facilmente e quindi ho ripreso i cabochon di ieri, su cui avevo messo lo smalto One Step, quello che utilizzo io per le unghie, che adesso ho rimosso e vado a riprovare per vedere se ho passato un semplicissimo smalto per unghie trasparente, ho rimosso quella parte che era danneggiata, effetto craquelé, e vado a vedere se questa volta scusate, perdonatemi, e vado a vedere se questa volta il risultato cambia. Non ho messo i guanti, ahimè, vabbè, quando andrò a prendere la resina li metterò, altrimenti faccio come al solito dei grandissimi pasticci, visto che ho appena rimosso lo smalto per le unghie. Dopo 3 settimane non vorrei riappiccicarmi. Allora, e uno, vado a mettere in lampada, e due, inutile che mi soffermo, passerò lo smalto One Step anche da quest'altro lato. E nel mentre i due cabochon andranno ad eseguire la loro catalisi della lampada, vi mostro questi altri due esperimenti. Allora, questi due cabochon li ho fatti utilizzando questi stampi che sono della Sculpey per le paste polimeriche, e quindi sono opachi, nel senso che lo stampo non viene lucido e l'ho lucidato successivamente. Ho fatto ovviamente due prove. Ho inserito in uno, che è quello venuto peggio, ho utilizzato la resina questa qui, nell'altro invece, in questo ho utilizzato la resina hard. Qualcuno ha pubblicato già il post su YouTube, giustamente vorrebbe capire come li ho fatti. Io ho utilizzato, ve lo spiego così brevemente, poi casomai se vi interessa vi farò il tutorial utilizzando però uno stampo che ho in uno scatolone riposto a luglio, che è liscio. Questi della Sculpey l'avevo a portata di mano, e quindi ho provato così in uno dei miei esperimenti serali. Allora, questo sicuramente fatto con la resina UV standard, il risultato non mi piace, si sono create delle bolle e quindi anche in questo caso non mi convince. In questo caso invece, nonostante lo stampo fosse opaco, passando poi la finitura sempre alla fine sopra leggermente, alla fine il risultato mi piace. Opinabile la scelta forse dei colori, lo stile. Io semplicemente ho colato uno strato di questa resina all'interno qui del cabochon, poi ho preso i fiori secchi e li ho posizionati, ho messo un altro strato di resina, ho fatto catalizzare nuovamente. Dopodiché ho preso un po' di resina e l'ho miscelata con i pigmenti della Perlex, quindi il risultato finale mi piace e penso che mi ci farò un anello al soutache o lo incastono con le perline, non lo so, anzi suggeritemi. Quindi questo è... mi deve arrivare altra resina, purtroppo questa la sto utilizzando, il boccettino è da 15, quindi non posso fare troppi esperimenti, perlomeno non questi di colata che necessitano una quantità maggiore. Poi, cos'altro voglio provare, perché io sono testa dura? Proviamo, ho preso dei cabo fatti
Io dico sempre ceramica fredda, terracotta, sono quei panetti che si acquistano anche nei negozi di belle arti, tipo DAS, che hanno veramente una grana più sottile, si prestano alla manipolazione. Io utilizzo quelli e poi dei cutter, dei taglia biscotti e ritaglio le forme che voglio. Poi, casomai, vi posso fare un tutorial anche in questo caso, se vi va da cima a fondo. Quindi faremo degli esperimenti anche con questi. Nel frattempo, i due cavo iniziali hanno finito la loro catalisi. Come vedete, il risultato è perfetto. Cioè, una volta messo lo smalto, un qualsiasi smalto su questa pasta, che quindi la rende liscia e non porosa, il one step aderisce perfettamente, quindi il risultato è quello che avevamo sperato, come in quest'altro caso. Quindi la mia ipotesi era corretta. Va bene, questi li terrò così, li decorerò, non lo so, però voglio fare un altro esperimento. Dopo ci mettiamo la resina. Vorrei fare un altro esperimento, smalto su smalto e poi resina senza utilizzare lo smalto one step, e utilizzerò però in questo caso, vediamo se li trovo. Aspettate, wait a moment. Questi sono i fiorellini secchi acquistati su AliExpress sempre 6-7 mesi fa. Ora invece voglio provare a utilizzare questi stencil che mi sono stati regalati tanto tempo fa da una cara amica, Antonella Mure, e io questi sono degli stencil mini da nail art. Oggi li provo su questi cabochon. Tanto se venissero male, vedete che sono dei cabochon non venuti perfettissimi, hanno qualche imprecisione, non li ho levigati, quindi non ci sono particolarmente affezionata. Quindi proviamo smalto su smalto. So dove ero rimasta, comunque vabbè. Dicevo, smalto su smalto. Vediamo, vediamo. Ah, sì, stavo parlando di questi stencil da nail art. Vediamo se faccio pasticcio, se getto tutto nel WC. Allora, direi di utilizzare questo. Provo. Deciso blu e argento, sempre che io riesca ad aprire questo blu. Stacco, non riesco, seriamente non riesco ad aprirlo. Oddio. Ok, una faticaccia. È perché ho messo la crema sulle mani, ecco perché avevo tutta di questa difficoltà. Ok, smalto. Bello questo colore blu elettrico. Stacco e faccio l'altro. Non riprendo tutto perché sarebbe una cosa abbastanza noiosa e vedreste solo le mie manine davanti alla camera. Ovviamente aspettiamo che asciughino naturalmente. Vado a fare anche questi altri in un altro colore. In questo secondo caso userò questi altri due colori. Questo è della Essence, questo smalto da mercatina, insomma, niente di particolare. Non so se l'ho detto prima, su tutte queste piastrelline ho passato prima un semplicissimo smalto trasparente per rendere la superficie più liscia, perché non li ho levigati, non ho fatto nulla. E vado e aspetto che asciughino. Ok, è la prima volta che faccio questa cosa. Giustamente, se sono esperimenti, devono essere tali. Prendo
il mio stencil da nail art e cerco di posizionarlo così. Faccio aderire ben benino. Ok. E poi, mi fa ridere questa cosa, eh? E poi vado con questo smalto bello Avon Color Attract, quello sarebbe quello magnetico, ma non ho trovato uno smalto argentato che mi piacesse da abbinare al blu, quindi tanto qui magneti non ce ne sono, speriamo che non abbia reazioni in lampada e vediamo cosa succede, se ci sarà un bel contrasto di colore oppure se ho scelto male. Penso che si debba attendere 3, 4, 5 secondi. Soffio un po', no? Si soffia, non si soffia, non lo so. Va bene, contiamo insieme fino a 10 e dopodiché lo tolgo. Facciamo un'altra passatina per rendere il disegno più evidente. Ho cercato di centrarlo, ma non so se ci sono riuscita, ma pazienza, tanto questi sono esperimenti che terrò sempre per me. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vado. Ta-da! Beh, direi che ha tirato via anche lo smalto blu in alcuni punti. Quindi forse lo smalto non era completamente asciutto, però diciamo che il risultato mi piace. Vado a mettere questo su un tappetino, perché non si può riutilizzare perché è adesivo e quindi si deve soltanto gettare. Grazie Anto, ecco, mi sono praticamente devastata le mani e vado con il secondo. Non registro nuovamente, sarebbe anche in questo caso una perdita di tempo. Comunque, questo è il primo. Dopo ci passerò la resina, vediamo come viene il secondo. Scusate, anche il singhiozzo. Ok, in questo caso non ho contato fino a 10, lo tolgo direttamente. Messo e tolto. Ok, non ha rimosso lo strato sottostante. Ok, allora, come vedete, il sotto è pulito. E vado con gli altri che sono quelli bordeaux, decido la fantasia, non so. Forse scelgo questi, non lo so. Pensavo di aver ripreso, ma non ho ripreso niente. Avevo scelto questa tipologia di stencil, ma come vedete lo smalto sotto non era asciutto e vabbè, vediamo che ne viene fuori. Forse il problema è che lo smalto è troppo economico. Non lo so, forse perché ce l'avrò da 3 anni, più o meno come questo. Vediamo se recupero qualcosa. Altrimenti gettiamo tutto nella spazzatura. Anche in questo caso non conto, vado direttamente. Se avessi steso meglio lo stencil, ma visto che quello di sotto era ancora colloso, il risultato sarebbe stato sicuramente migliore. Vado. Ora mi appiccicherò anche in questo caso le mani, ne sono sicura. Infatti, quindi smalto abolito. Mamma mia, che tragedia! Quindi esperimento in realtà sarebbe riuscito, ma facendo schifo lo smalto non è riuscito. Peccato perché questo colore mi piaceva veramente tanto. Vabbè, pazienza. Avrò fatto proprio un macello anche sul tavolo. Vado. Ecco qua. Schifezze di Cabochon. Ok, direi che questo è fallito e vado a pulire tutto. E puliamo tutto, comprese le mani. E
E passiamo all'ultimo esperimento. Eh sì, amiche, perché io non mi capacito e quindi vado nuovamente a riprovare il Pinata Alcolink, perché sono sicura che è una questione di che ne ho messo troppa quantità all'interno della resina. E quindi farò un procedimento diverso. Metterò su questo cabochon lo smalto One Step in questo caso, che inserirò poi nella lampada. Martina mi ucciderà perché questo bianco gesso è il suo e io lo sto usando a gogo, visto che lei non c'è. Come lei fa con me, così faccio con lei. Ecco, quindi lo metto in lampada e provo a rifare l'esperimento. Vado e faccio catalizzare. Anche in questo caso ho fatto una base, ho messo sotto dello smalto trasparente. Ora vado a prendere la mia resina hard. Questo è un tappetino di silicone preso sempre su AliExpress e questa volta metterò ma una micro goccia, cioè, ma veramente così. E col dotter l'andrò ad inglobare alla resina. E vediamo, perché nell'altro esperimento era praticamente più Alcolink, più colore che resina. Vediamo cosa ne viene fuori. Ovviamente non viene un nero proprio acceso inchiostro, però sul bianco sicuramente si vedrà. E vediamo cosa riesco a fare. Puliamo qui e stacco un attimo perché nel frattempo sta finendo di catalizzare. Ok. One step asciugato. Ora provo, non so cosa riuscirò a fare. In ogni caso, proverò a fare una sorta sempre col dotter. Non è che si possano fare chissà quali opere d'arte senza l'ausilio del pennellino, però ci provo. Tanto sono sempre esperimenti. Esperimenti che ogni tanto, per fortuna, riescono anche benino. Non sempre si getta via tutto quello che si fa. Meno male. Ovviamente, avendo un'attrezzatura migliore, pennelli, si possono fare delle vere opere d'arte. Chissà che un giorno non mi cimenti. Ecco, facendo un'opera d'arte, me la rido da sola, però se metto accelerato il video, poi non ridete, eh? Sto facendo una sorta di albero della vita, insomma, più o meno un ramage. E casomai dopo ci metto anche su delle microperle, cioè sempre cose d'anilarte, insomma, niente di trascendentale o di complicato, tutte cose che potete reperire su Ali, quando dico Ali intendo AliExpress. E o nei negozi, insomma, cinesi della vostra zona. Ormai sono ovunque questi negozi, quindi non avrete assolutamente difficoltà a reperire questi materiali che vi mostro, se anche non foste abituate ad acquistare su AliExpress. Ragazzi, non potete capire quanto sia divertente fare queste cose.
cioè perlomeno io mi diverto tantissimo, non so voi, ma star qui a creare queste volute, così a chiacchierare con voi è veramente rilassante. Ok, direi che il mio alberello della vita è andato. Qualche altra puntina quella per non lasciare, e speriamo che questa volta la catalisi funzioni come deve funzionare. Incrociamo le dita e andiamo. Speriamo. Mi dispiacerebbe perdere questo. Se no al massimo ci spruzzo su qualcosa. Vado e ci vediamo tra un po'. Rieccomi. Ok, ragazze, esperimento riuscito. Era una questione di proporzioni. C'era troppa alcol ink, troppo colore all'interno della resina. Ok, sono contenta. Ora sto valutando se metterci delle perline o se lasciare così quest'albero della vita. Non lo so. Che dite voi? Prima di metterci sulla resina vorrei un vostro parere. Anche se in realtà non è una diretta, e quindi è un parere che non potete darmi, giustamente. Dite? Metto queste micro perline oppure lascio l'albero della vita così? Non lo so. Che non mi piace tanto l'effetto perlina bianca su bianco nero, no. Ok, tolgo tutto e casomai potrei fare dei puntini color oro con la resina e dotter, ci penso. Allora, per non complicarmi la vita, ho deciso di mettere queste perline. Quindi vado a mettere un po' di resina e poi con le pinzettine vado a prendere le mie mezze perle e vado su. Mamma mia, ragazze, sono folle oggi, eh? Faccio così per tutte. Ok, ragazze, non ne ho messe tanto, vado a catalizzare. E poi passo la resina su tutto e vi mostro i risultati finali. Sono molto soddisfatta. Penso che la batteria sia ultra scarica. Comunque sto passando la resina sempre UV Hard. Poi vi lascerò le informazioni nell'info box sui cabochon che abbiamo realizzato in questo video esperimenti. Luce 0, vado a mettere il cellulare sotto carica. Eccoci giunte alle conclusioni, seconda parte, esperimenti resina UV. Parlo sempre della resina hard. Allora, primo esperimento, smalto su queste basi che vi ho spiegato che faccio io. In questa pasta modellabile tipo DAS, smalto su smalto e poi resina. Questo era il primo dove ho portato via con lo stencil la parte del colore blu. Questo è il secondo, direi perfetto. Ovviamente, avendo questo qualche difetto, farò degli orecchini per me. Altro esperimento, che era quello che più mi premeva, era quello con gli alcol ink. Esperimento riuscito. Quindi, se volete utilizzare gli alcol ink per tingere la resina, potete farlo.
però dovete dosare gli alcolink all'interno della resina in piccole quantità con il dotter, altrimenti, come avevo fatto io la volta precedente, andatevi a rivedere il video, non si catalizzava perché non faceva presa. Non facevano presa gli alcolink con la resina, erano troppe e quindi non riusciva la resina a catalizzarsi. Qui ci ho messo poi delle micro perle da nail art, e quindi niente, esperimenti direi, questa volta riusciti. Ah no, ce n'è questo che è venuto. Già l'avevo praticamente accantonato. Questo esperimento non riuscito, non ci ho messo neanche la resina perché adesso, dopo 45 minuti, è asciutto, ma ovviamente non è riuscito. Probabilmente gratterò e rifarò da capo con due colori di smalto decente. Per quanto riguarda invece questo, dovrò aspettare che mi arrivi la resina. Tra un paio di giorni ricomincia il lavoro, quindi avrò molto meno tempo per sperimentare, però se vi interessa commentate sotto a questo video e io appena potrò vi farò anche un video di come creare questi cabochon. Non capisco perché. Ok, si era tolta la messa a fuoco. Come creare questi cabochon con i fiori secchi, resina UV e i colori, i pigmenti in questo caso, che sono in polvere. E oppure con degli ombretti, poi vi mostrerò i vari pigmenti in polvere da poter utilizzare nella resina. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio, no, vi mostro quelli venuti meglio. Vi lascio quindi al mio top di oggi. Sono strafelice, veramente sono molto contenta. Anche quest'albero della vita lo terrò per me. E niente, commentate sotto a questo video, esperimento con i colori alcolink pinata riuscito, smalto su smalto e stencil e prodotti da nail art, diciamo che ci piacciono. Ciao e come sempre un bacio a tutte e buona creatività. Ciao!